Giugno 2022 è un mese molto importante per il PlayStation Plus. Il servizio in abbonamento sta infatti per essere rinnovato anche in Europa e dal prossimo 22 giugno vedremo anche le nuove proposte dei livelli Extra e Premium. A breve realizzeremo un video dedicato con tutte le informazioni da sapere, quindi continuate a seguirci. Adesso invece è il momento di scoprire i giochi in arrivo del PlayStation Plus di giugno. Questi saranno quindi disponibili anche nel livello di abbonamento base del servizio, ovvero Essential. I nuovi giochi saranno disponibili dal 7 giugno fino al 4 luglio. Prima di iniziare vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiocitalia.it trovate l'articolo in forma scritta e molti altri testi di approfondimento sul PlayStation Plus. Buona visione! Il videogioco sviluppato dagli studi di Santa Monica non ha certo bisogno di molte presentazioni. Vincitore anche del prestigioso Game of the Year nel 2018, God of War segna il ritorno di Kratos dopo molti anni di silenzio. Il guerriero ha ormai abbandonato la Grecia e si è stabilito in Scandinavia, dove sta crescendo il figlio Atreus. Tuttavia, fare il padre non sarà l'unica sua preoccupazione. Nuove minacce sono pronte a palesarsi, e ciò scatenerà altre sanguinose battaglie. La nuova ambientazione della saga permette l'esplorazione di scenari mozzafiato nel gelo del continente scandinavo. Il rapporto con il figlio, invece, mostra un lato inusuale dell'eroe brutale che ha sterminato gli dei dell'Olimpo. La versione di riferimento è PlayStation 4, ma ovviamente è giocabile anche su PS5. Se non avete ancora avuto modo di giocarlo, la sua aggiunta su PlayStation Plus è l'occasione perfetta per farlo. Dallo scorso gennaio il titolo è approdato anche su PC, riscuotendo un notevole successo. Ora non resta che attendere ulteriori dettagli sul prossimo God of War Ragnarok, ancora privo di una data di uscita. Vi ricordiamo anche che abbiamo avuto modo di intervistare Leonardo Della Bianca, voce ufficiale di Atreus. Altra aggiunta nel PlayStation Plus di questo mese è Naruto Tuboruto Shinobi Striker, che riprende il dinamismo delle battaglie del celebre anime per dare origine a un picchiaduro online dal gameplay molto verticale. Potrete sfidare i giocatori di tutto il mondo in battaglie 4 contro 4 assieme ai vostri amici in epici scontri. Una delle novità più interessanti del gioco è la possibilità di creare da zero il guerriero che vi accompagnerà in battaglia, con un editor del personaggio dedicato. Lo stile grafico, sebbene sia fedele all'opera cartacea di Masashi Kishimoto, è stato migliorato ed anche i colori sono più vividi rispetto ai titoli precedenti. Anche questo gioco è disponibile nella versione PS4 e retrocompatibile su PS5. L'ultimo gioco del PlayStation Plus Essential di giugno è Nickelodeon All-Star Brawl. Si tratta di un picchiaduro sulla falsa riga di Super Smash Bros., che vede la partecipazione di molti combattenti dai volti noti. Figurano ad esempio SpongeBob, le Tartarughe Ninja, alcuni personaggi della serie animata di Avatar e i protagonisti di Danny Phantom. Tutti i personaggi provengono infatti dalle serie televisive dell'emittente Nickelodeon. Ogni personaggio ha caratteristiche uniche che differenziano il proprio stile di combattimento e le mosse speciali a disposizione. Il gioco, disponibile dall'anno scorso su tutte le principali piattaforme, sarà giocabile sia in versione PlayStation 4 che PlayStation 5. Anche questo video giunge al termine, noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate dei giochi mensili di giugno. Un saluto e alla prossima!